ragazzi, io sono Merlo ed oggi siamo qui nel secondo episodio del nostro tutorial sul level editor di Geometry Dash. Ora, se nel primo episodio siamo andati un po' a vedere le basi e non ho spiegato molto bene già come creare dei livelli esteticamente accettabili, in questo primo episodio cominceremo a costruire un livello normale e andremo passo per passo dall'inizio fino alla fine per vedere come si può creare un livello carino, insomma, bello, che non sia quello schifo che abbiamo costruito nell'episodio precedente, che per chi se lo sono elencato è questo, che, insomma, non è il massimo della vita. Quindi, ora andiamo innanzitutto a vedere quali sono i primi passi per cominciare un livello. Il primo passo in assoluto che vorrete fare sarà scegliervi una canzone. Come vi ho mostrato nello scorso episodio, se non volete utilizzare una delle 18 canzoni base, che per questo tutorial non andrò a utilizzare perché voglio farvi vedere delle altre cose per le canzoni custom, dovete scegliere la tabella custom e andare a selezionare una custom song dal sito newgrounds.com. Quindi ci vediamo lì e vi farò vedere un po' come si fa a scegliere una nuova canzone, essendo che nello scorso episodio purtroppo si è un po' sfanculizzato tutto quanto, e ci vediamo lì. Ok ragazzi, siamo qui Ok, perfetto, eccoci qua, ora faremo select custom song, metteremo l'id, faremo search, ed ecco qui Effect by School Beats, che è la canzone che abbiamo trovato prima, la scaricheremo, e una volta che si sarà scaricata diventerà la nostra canzone del livello, quindi vediamo se si è scaricata, no, anzi l'ho chiuso troppo presto, credo, quindi... Sì, è successo un po' un casino, comunque siamo qui e aspettiamo che la canzone scarichi. Ed eccoci qua, la canzone è scaricata, ora potremo cliccare il bottone Use per metterla in uso, ed ora sentirete che la canzone sarà Effect. Perfetto. Ora, qual è il prossimo passo? Potremmo innanzitutto customizzare la canzone facendo New di nuovo, e poi quando si aprirà questa schermata andando nelle opzioni della canzone, e qui potremo mettere alcune settings. Potremo scegliere se fare fade in, fade out, e scegliere da quanti secondi far partire la canzone. Quindi se voglio farla partire dal quinto secondo, potremo sentire che partirà così. Magari rialzo un po' il volume. Ora vi faccio sentire la differenza tra fade in e fade out. Sentite questo senza. Mentre se metto il fade in, la canzone comincerà piano e poi diventerà forte man mano. Forse qui non si sente, proviamo qui. Sentito? La canzone è cominciata piano. Mentre se io togliessi il fade in, che è qui, sentite che partirà molto più forte. Perfetto. Credo che abbiate capito. Ora, non voglio mettere niente, forse metterò il fade in e il fade out perché sono sempre buoni da avere, mi piacciono abbastanza. L'offset, appunto, come ho già detto, è da quanti secondi dovrà partire la canzone, quindi sarò a 20. La canzone è già abbastanza avanti. Ora, la prossima cosa sarà scegliere la modalità. Magari, siccome la musica parte piano, perché non mettiamo lento? È sempre una buona cosa far partire un po' una cosa lenta e poi velocizzarsi pian piano, perché non si sa. Io di solito parto sempre con il cubo e vi consiglio altamente di farlo. Infatti in questo episodio andremo a vedere come costruire un gameplay accettabile col cubo. Il nostro background non credo che importi molto, ma sceglieremo questo. E il nostro ground questo. Non li ho scelti con molta cura. E poi voglio fare tutto quanto nero. Ora vi spiegherò perché, voglio farvi subito vedere un piccolo trucchetto che si usa spesso.
I colori possiamo lasciarli così. Adesso vedete che sarà completamente nero. Ops, 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 ho avuto un piccolo problema tecnico, ovvero abbiamo lasciato, come forse avete sentito, i 20 secondi. Quindi dobbiamo toglierli per fare in modo che la canzone parta dall'inizio. Voilà. Ora con lo schermo nero, qui all'inizio, qui così, all'inizio, cominceremo con un bel fade time di 4.0, che come vi ho spiegato nello scorso episodio è il tempo che ci mette a cambiare di coso, di colore, e sceglieremo un bel colore, per esempio questo bel viola, abbastanza scuro, così, e lo metteremo come nostro colore, quindi adesso se guardiamo, viene abbastanza bene, viene molto bene direi. Ora quasi quasi vorrei fare due cosette. Innanzitutto meglio aumentare un po' il fade time e scurire un po' il colore finale, perché non mi piaceva troppo chiaro. Io vi consiglio sempre da subito di mettervi il colore degli oggetti e di fare queste specie di animazioni già dall'inizio della vostra costruzione, prima ancora di fare altro, perché sono veramente delle cose fondamentali. Se non avete intenzione di fare fade in di sfondi o comunque cominciare con lo sfondo nero e poi dare un colore, metteteli direttamente da qua e poi proseguite, saltate questo step. Ad ogni modo io voglio farlo perché è una cosa che si fa abbastanza spesso e quindi voglio farvi vedere come si fa. Prendiamo il colore questo, copiamolo, e lo inseriamo qui nella line che vi ho spiegato cos'è nello scorso episodio, con un fade time uguale, e facciamo anche la stessa cosa per gli oggetti, anche se con un colore un po' più chiaro, quindi facciamo paste e poi lo schiariamo un po' e mettiamo 4.5. Quindi ricapitolando abbiamo un po' fatto il nostro effetto di entrata. Forse è un po' troppo lento, a dire la verità, ora che lo guardo. Potremmo velocizzarlo un pochettino. Per esempio mettendolo a 2.5. Vediamo se ci sta. Così. Secondo me ci sta moltissimo. Ora, ricapitolando come l'abbiamo fatto, abbiamo semplicemente messo dei cambiamenti di oggetti con un fade time piuttosto alto. Quindi vedete che il fade time è a 2,5, non è altissimo, il massimo che si può fare è 10. E poi abbiamo inserito della line che è la linea del terreno e l'object che è il colore degli oggetti per dare un po' più di colore al gioco, perché la linea bianca degli oggetti e la linea bianca di terra non mi ispira moltissimo. Ora un altro trucco che è molto interessante è andare nelle opzioni della canzone, anzi no, è qui sotto il bottone, e fare create lines. Praticamente voi cliccando record e poi schiacciando col bottone potrete scegliervi delle linee nell'editor, sentite? Vedete che il tondo sopra che batte? Io sto cliccando a ritmo con la musica. E ora, questa musica non ha molto ritmo, a dire la verità. Vedete che ha creato le linee dove io ho cliccato. Questo è molto utile per fare dei salti nelle canzoni molto piene di ritmo. Ora, questa non l'ha, quindi cancellerò tutte le linee e saremo senza, che va benissimo così. Ora, cerchiamo di creare un gameplay abbastanza tranquillo, perché questo non voglio farlo a un livello troppo difficile, quindi scegliamo innanzitutto, prima cosa che bisogna sempre fare all'inizio, almeno quello che vi consiglio io, creare lo scheletro del nostro livello per poi decorarlo più tardi. E in prima cosa in assoluto scegliere un po' lo stile dei blocchi che volete utilizzare. Io per questo tutorial volevo un po' provare uno stile 1.8, quindi utilizzare i blocchi messi in quell'update. E quindi volevo cominciare con dei blocchi così. Per esempio così, così. E metterli tutti quanti color one. Mettere questo, le linee, perché sappiamo che questi blocchi sono speciali e non funzionano se non abbiamo le linee sopra. E dare al color one il colore 0. Mentre, sì, colore 0, colore nero, usare il blending. Vi spiegherò poi cos'ha, ma cos'è, ma con gli oggetti, se volete fare una cosa nera, attivate sempre il blending. E poi metteremo qui a fianco colore 1. Paste sempre 2,5, quindi tutto quello che abbiamo fatto prima. Use blending. Ora vi faccio vedere che cos'è il blending. Quindi intanto guardiamo com'è questa cosa. Forse arriva un po' troppo all'improvviso, potremmo provare a cambiare. E non mi piace neanche la transizione che c'è tra i blocchi, quindi potremmo cambiare questo e mettere un blocco che abbia un po' di cose in giù, vedete? Che questo per esempio ha il colore viola, o comunque il colore prevalentemente nella parte superiore, quindi sarà più bello. Ma ora, per
Perché non esco un attimo e vi faccio vedere che cos'è il blending. Ok, siamo qui nel tutorial della scorsa volta, in questo mondo qui, e anzi quasi quasi ne creerò uno nuovo perché sarà ancora più semplice farvi vedere che cos'è il blending. Praticamente è una cosa molto importante da conoscere e neanche io l'ho compresa troppo bene, a dir la verità. Adesso io creerò due linee di oggetti, una qui e una qui. E farò in modo che tutte e due siano dello stesso colore, quindi mettiamo il colore 1 azzurro, questo azzurro qua lo copierò, ve lo metterò esattamente uguale nel colore 2, però attiverò il blending e vi farò vedere qual è la differenza. Quindi facciamo Edit Object, questo li mettiamo colore 2 e questi li mettiamo colore 1, facciamo Save and Play e guardate la differenza. Qui non è molto evidente in questo tipo di blocchi, quelli col blending sono quelli sopra, vi ricordo. Ma se io mettessi degli altri blocchi qui sopra, per esempio questi blocchi qui, e gli diremmo di usare il player color, anzi il light BG, che è un colore totalmente innocuo, potrete vedere la differenza che c'è tra il blending sì e il blending no. Allora, forse ho scelto un esempio un po' troppo brutto, perché dovevo mettere almeno il background nero. E qua già si può abbastanza vedere la differenza tra quelli sopra e quelli sotto. Praticamente il blending, scusate, è la capacità di un oggetto di fondersi con quello che c'è sopra e sotto. Un esempio molto buono è il mio livello in progress Lost Galaxy. Questo è un livello che sto facendo io e c'è una differenza enorme se noi utilizziamo il blending o no, soprattutto in questa parte di ball. Ora vi faccio vedere com'è senza blending. È così. C'è una start position che non volevo ci fosse, quindi delete all start position, bam. Ecco qua. Vedete? La ball è così. Ok. Ok, penso che ne abbiate visto abbastanza. E poi se noi diremo al color 1 di non utilizzare più il blending, questo era con il blending, guardate cosa cambia. Ve ne state accorgendo? Spero di sì. Vedete che ora è tutto molto più omogeneo, tutto più, non lo so, tutto più meno sfumato. Il blending aggiunge moltissime sfumature perché si fonde anche con il background. Adesso vi faccio vedere. Metterò qui Loose Blending e farò un altro cambiamento qui quando colpirò questa piattaforma dove toglierò il blending e noterete subito la differenza. Vedete? Ora è cambiato. Ora vi faccio vedere. Vedete che tutto è un po' sfumato, tutto si fonde e ora perde il blending, perde quella sfumatura e è tutto omogeneo. Mentre qui ritorna il blending perché cambiamo colore ed ecco che si fa vedere di nuovo. Troppo sneak peek, avete già visto troppo del mio prossimo livello. Vediamo se è a posto, use blending, sì c'è. E quindi spero che abbiate un po' capito la differenza tra il blending, è un concetto molto complicato. Ad ogni modo io vi consiglio di metterlo sempre e se non vi convincerà di toglierlo, ma innanzitutto di metterlo sempre per sicurezza, perché di solito è qualcosa che ci va quasi sempre il blending, è una di quelle cose che a me piace veramente molto mettere quasi sempre. Quindi ora vediamo com'è il nostro livello. Perfetto, mi piace già molto. Possiamo fare qualche progresso, quindi ops, lag. Arrivo, sta laggandissimo tipo tanto. Ok, possiamo spostare questo un po' più avanti, che è un po' un segno che ho messo per capire dove bisogna saltare. Ok, sto cercando un po' di capire come volevo mettere i miei salti. Potremmo fare una cosa del genere. Poi potremmo mettere un puntino qui, quindi verrebbe così. E poi una cosa così. Vediamo se ci sta. Ops. Dun 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 dun. No, non ci sta perché questo spara troppo in su, quindi probabilmente dovremmo metterlo più di così. Non è esattamente come lo volevo. Ok, potrebbe starci effettivamente così. Proviamo. Qui probabilmente servono due di queste, perché potrebbe mancarlo, e allora facciamo così e sentiamo come viene. Questo è un po' quello che dovrete fare all'inizio, dovete un po' cercare di creare un percorso per il cubo
Che non sia troppo difficile, se almeno che non vogliate fare un demon, allora il caso cambia. Poi dovrete assolutamente scegliere delle spine da utilizzare. Prima io utilizzerò queste qui, con in mezzo alcune di queste. E decorare le vostre spine. Ma quella... Oh, ops, avevo lo swipe ancora attivo. Ma quella sarà una cosa che farete dopo, perché appunto, come vi ho già detto, ora dovreste creare soltanto lo scheletro del livello. Quindi, il trucco è seguire i core jumps, ovvero i salti base, che si può utilizzare in un cubo, che sono il salto normale, che è così e così. Questo è il salto più base che si può utilizzare, vedete che è il salto normalissimo. Potete utilizzare il leg jump, che è questo salto qui, che vedete che è un po' più alto. Potete utilizzare lo shend, come cazzo si chiama, questo qui, e il down jump, che sono queste cose qui. Ops, forse è meglio se spostiamo tutto un po' più avanti, perché qui c'è il coso che atterra, quindi vorrei che... non vorrei che mi andasse un po' a fanculo. Quindi, anzi, un bel po' più avanti, perché... Ok, così dovremmo essere a posto. Vedete? Questo credo che sia troppo grande, infatti l'ho fatto troppo lungo, ho sbagliato un po' il core jump. Dovete un po' impararvi a memoria, sarà su di 1, 2, su così, high jump, down, down. E questo, il down jump, l'ho sbagliato, infatti è ancora più lontano di 1, perché il down jump significa che dovete saltare per scendere. Vi faccio vedere, il lag è estremo al momento. Comunque, spero che abbiate capito. Insomma, questi sono un po' i core jump. C'è anche una guida fatta abbastanza alla cazzo di cane da Robtop per i core jump. Se ve li imparate, poi è tutto un po' la strada in discesa. Dovrete semplicemente imparare a integrare i core jumps con delle cose del genere, quindi delle cose fatte con queste piattaforme, che sono delle cose che vanno in automatico, e questi puntini, se necessario anche con i due portali di gravità e con il mini portale, o con il doppio o con le velocità, ma queste sono tutte cose molto più avanzate. Per intanto noi creiamo una cosa normale. Vi ricordo che questo è rallentato l'inizio, quindi se noi volessimo creare un inizio normale dovremmo cambiare un po' tutto, perché la velocità cambierebbe e di conseguenza anche i nostri salti. Ad ogni modo, ora abbiamo una cosa così. Il nostro cubo atterrerebbe in questo punto qui, quindi possiamo prendere questa cosa, fare il copy paste e rimetterla qui e creare un altro di questi pillar. Tra il resto, super pro tip, se volete attivare la funzione swipe, che non so se l'ho letto nello scorso episodio, è la funzione che vi permette nell'editing di fare questa cosa qua, quindi selezionare più cose, e nel build di fare più portali, cioè non più portali, più blocchi comunque uno alla volta. Se siete su Steam vi consiglio caldamente, quando state editando, di premere appunto Shift mentre muovete il mouse per attivare lo swipe e toglierlo al momento senza dover andare qui per cliccare, perché è molto veramente più comodo di andare lì. Allora potremmo fare una cosa così. Magari ora io creerò una specie di scheletro per questo livello e poi torneremo a decorarlo insieme, così capirete un po' cosa vuol dire anche decorare un livello. Ok, molto bene, we are back, siamo qui nell'editor di nuovo. Ho un po' costruito un piccolo scheletro che potrebbe essere più o meno così, ora ve lo gioco. Potrebbe essere più o meno così la storia. E ora dobbiamo decorarlo naturalmente, perché così fa veramente pena. E tra il resto ho un po' schiarito il background e ho messo le linee bianche perché mi piacevano di più. E questa è una cosa che volevo farvi vedere dopo, però è successa, quindi amen. E di nuovo, quindi amen. E allora, già che ci sono, ve ne parlo adesso. Durante il vostro livello potrete trovare, durante anche la verificazione, dei bug, ovvero delle cose che voi non volete far fare al cubo, che però succedono lo stesso. Avete visto un esempio lì, io volevo che il cubo andasse avanti, però lui ha tirato dritto. Ora, come risolvere questi problemi? Dovete un po' capire qual è il problema. Molto consigliato per capirlo è questa funzione qui, perché la linea potrete vedere esattamente dove andrà e potete seguirla tutte le volte che volete. E quindi in questo problema, ve lo dico subito io, il problema era che noi colpiamo questa piattaforma troppo tardi. E quindi il nostro cubo partiva e andava esattamente tra le due piattaforme, oppure prendeva la seconda e poi mancava l'ultima. Quindi come si fa a risolverlo? Noi dovremmo semplicemente prendere questa cosa qui, o comunque tre blocchi da mettere sotto queste piattaforme, anzi due blocchi, perché poi questo dovremmo metterlo finto, perché vedete che il cubo dovrà passarci attraverso, e dopo vi faccio vedere come mettere delle linee finte. In ogni modo, vediamo, adesso non dovrebbe più succedere. Esattamente. Potete vedere giusto al primo tentativo. Molto molto bene. Ora io sto costruendo un po' questo livello alla cavolo di cane, perché non sono molto in vena, però
Sì, insomma, un tutorial non andrà a fare i milioni. Ora, come fare delle linee false? Noi dovremo semplicemente creare delle 3D lines che sono... Ops, 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 ops. Che sono le linee del 3D, quelle che noi solitamente utilizziamo per fare il 3D, e le metteremo nel posto esatto dove andrebbero le linee così. Purtroppo non ci sono i corner piece, però potete arrangiarvi facendo una cosa del genere, ovvero prendendo il coso più corto e sovrapponendolo quasi totalmente alla cosa, se non per quel piccolo corner piece che vi manca, quindi prendetelo così, fate così, tadan. E poi direte al vostro gioco di utilizzare come colore delle 3D line il colore che state utilizzando per le linee normali, quindi in questo caso il bianco, ed ora saranno totalmente indistinguibili, vedete? Però ci potremo passare attraverso, quindi GG. Ora vedo subito che abbiamo dimenticato qualche linea, come per esempio questa e questa. E ora dovrebbe risultare esatta, anzi no, questa non c'è, neanche dall'altra parte. Però abbiamo questa, quindi ora dovrebbe risultare totalmente uguale all'altra parte, se non che questa linea è spostata di 1. Quindi facciamo così. Pif. Pif pif. Ed ora è perfetto. Se diamo un'occhiata potremo passarci comunque attraverso, ma ci servirà andare avanti. Ora, se avete creato questo bel livello e dovete decorarlo, le cose migliori sono due. Uno, guardare dove arriva la linea di altezza totale. Vedete che io ora riesco a vedere che c'è un buco ancora lì sopra e quindi devo riempire. E cercare di riempire dappertutto, quindi ora facciamo così e ora dovremmo essere a posto, anche se per sicurezza ne metterò un altro. E poi cominciare a decorare, quindi per esempio qui potremmo mettere una motosega fatta in questo modo. E qui entriamo già nel soul design, che è una cosa abbastanza avanzata, ovvero creare un design abbastanza accettabile per la motosega. Ora qui sto usando tra l'altro un colore solo, perché non ho voglia di utilizzarne due, ma se vi serve potete naturalmente utilizzare più di un colore. Ora abbiamo una saw fatta in questo modo, vediamo dove passerà il cubo per stare attenti a non sovrapporre con le nostre decorazioni, che potrebbero anche uccidere il cubo, il percorso stesso, quindi potremmo creare un'altra motosega qui e mettere in mezzo delle motoseghe colorate, come per esempio queste, dove sono? Come per esempio queste, però più piccole. Così, e decorando, magari la cosa più utile da fare, secondo me, è decorare le motoseghe e fare tutto il vostro soul design prima di spostarle, perché così vi risulterà molto molto più facile. Quindi facciamo così, poi creiamo una cosa del genere. Puff, 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 puff. E una mini catena di quelle piccole, questa volta, quindi questa. E spostiamo la nostra motosega con il free move, che è sempre un amico fedele nelle decorazioni se volete mettere un po' le cose a random, qui in mezzo così e qui così. E ora non sono sicuro che sia bello naturalmente, ma andiamo a vedere. Le motoseghe si possono vedere dall'inizio perché prendono il colore dello sfondo giustamente, quindi dovremmo forse switchare alle motoseghe diverse, che sono queste, che utilizzano un colore custom, quindi potremmo dirgli di utilizzare il colore 1 e quindi non si vedono dall'inizio, però sono un po' più tondeggianti e non mi piacciono come le altre che sono più motoseghe, però possiamo accontentarci, quindi facciamo una cosa del genere, color 1, una cosa del genere, color 1, e ora sono un po' spostate rispetto alle decorazioni, poi basterà rispostarle. In ogni modo, vedete che abbiamo già qualcosa di carino. Sono tipo troppo spostate rispetto alle decorazioni. Fatemele rifare, vi prego. Perfetto, ci risiamo. Ecco qua le due motoseghe. Pum pum. E vediamo se ora viene bene. Pam 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 pam. Sì, mi piace. Mi piace molto. Soprattutto il fatto che le motoseghe, quelle normali, si vedano prima delle altre, mi piace molto. E ho visto anche un bug, ovvero questo è passato attraverso. Quindi credo che per risolvere
Potremmo mettere una cosa del genere, ma non sono sicuro che funzioni. Quindi andiamo a vedere. Ops, un altro bug. Quel puntino può prendere le motoseghe. Esattamente no, quello peggiora e basta. Comunque, questa motosega basterà spostarla un poco più in sopra per evitare che prenda il puntino. E questo potremmo lasciarlo e sperare che non succeda. Cioè, ad ogni modo, non è così grave perché succede una volta ogni 3 miliardi. Comunque, sì, continuiamo a decorare le nostre cose. Cosa ci manca? Ci manca innanzitutto qui sotto. Potremmo semplicemente mettere così e così. E poi così. E avere una simulazione del terreno. Poi potremmo mettere delle catene qui. Qui. E qui, no, così e così, per dare un po' di qualcosa di effetto, e potremmo mettere una di queste tra le spine per fare un po' di spike design e comunque rendere le nostre spine un po' più caratteristiche, perché ora sono veramente blande, molto blande. E voilà. Ad ogni modo, sperimentare le decorazioni per le spine starà a voi. Ora vi faccio un po' vedere qualche esempio di design. Quindi possiamo mettere questo pallino, possiamo mettere questo puntino sul pallino. Questa è una combinazione che va molto bene d'accordo insieme. Il tondo grande e il fiore vanno veramente molto bene insieme. E ora vedete che già il nostro livello comincerà a prendere un po' più di forma. A parte quello schifo che mi sono dimenticato di settargli il colore. E faceva veramente pena. Però, potete vedere che comincerà già a prendere un po' di forma. Almeno la prima parte. Per quanto riguarda la seconda, credo che il background sia troppo chiaro, quindi mettiamolo più scuro. Vediamo se così è meglio. Tan 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 tan. Ok, sì, mi piace già di più. Ora, come decorazione, potete vedere che qui è un po' vuoto. Potremmo mettere come decorazione delle nuvole, perché sono sempre qualcosa che aiuta a riempire, quindi facciamo così. E qui metteremo light background, ovvero colore dello sfondo più chiaro. Che è un colore che sta sempre bene con le decorazioni di sfondo, quindi le decorazioni meno importanti come queste, e anche questa potremmo mettere. Io le metto quasi sempre light background perché si vedono poco, però sono importanti. E quindi, essendo che più o meno devono essere uguali allo sfondo per complementarlo, è sempre bene metterli come light BG. E ora se andiamo vedete che, oh mio Dio, giusto, mi sono dimenticato di questa cosa molto importante. Se avete lo schermo nero, Light BG equivarrà al vostro primo colore dell'icona, quindi se cominciate con lo schermo nero, assolutamente mai questa cosa, ho fatto un errore abbastanza noob. E mettiamo tutto quanto color 1 per intanto. E poi metteremo il Light BG più avanti, quando avrete un background che avrà già un colore. Ad ogni modo potete vedere, se riesco ad andare avanti, che è già un qualcosa di molto buono. Abbiamo già qualcosa di concreto, che non è neanche troppo facile, ma non è assolutamente per nulla difficile. Ora possiamo decorare magari qui avanti, quindi possiamo creare un tappeto di spine nuovo, eccetera, eccetera. Ad ogni modo avete un po' capito come andrà avanti la storia. Quindi ora farò altri esempi di decorazioni off camera e we'll be right back, peeps. Ok ragazzi, eccoci qua tornati e ho un po' modificato il nostro editor, l'ho un po' fatto più bello, un po' più carino, quindi ora possiamo vederlo qui. Questo livello sta rischiando moltissimo un problema comune a tutti i nostri livelli, o almeno a tutti i nostri primi livelli. Sta rischiando di diventare overdecorato, ovvero che ci siano troppe decorazioni, soprattutto in questa parte. Troppe decorazioni per terra e poche per aria. O comunque troppe decorazioni in generale che danno anche fastidio. È un problema comune. Come risolverlo? Semplicemente cancellando decorazioni. Perché a volte cancellare è meglio di tenere. Infatti, se noi scopriamo queste spine qui sotto, le decoriamo un poco così, così e così, possiamo vedere che a volte basta la semplicità e un livello sarà molto migliore di alcune cose super mega decorate tantissimo. Questa cosa vale più o meno per tutti gli stili di costruzione, tranne che per alcune eccezioni, come per esempio il core, perché nello stile core, che è uno stile complicatissimo, non starò neanche qua a cercare di spiegare come si fa perché non ne sono capace neanch'io. Nello stile core, che è quello, per capirci, di Magia Co, di Agony, così,
E è tutto un casino, non si capisce mai una sega, e comunque è strafigo, fine. Quello è proprio il genere, ma non è il mio genere, questo è un po' il genere di livelli che creo io. E ad ogni modo spero che abbiate un po' capito il concetto. Qui sopra ci poteva essere un soffitto, ci potevano essere delle stelle, ci può essere un po' di tutto. Io ho scelto le motoseghe perché mi giravano in questo momento. Potete vedere, per esempio, che nel mio livello Lost Galaxy che sto facendo ora, qui all'inizio, che è un cubo molto semplice, abbiamo messo solo delle nuvole e delle stelle. Mentre poi andando avanti, qui c'è tutta una navicella con delle animazioni. Poi qui ho messo semplicemente delle sfine sopra e sotto. Non ho decorato moltissimo. E poi qui c'è una navicella che è ancora work in progress e qui è tutto vuoto. Come si può naturalmente vedere, ad ogni modo potete vedere che all'inizio è semplicemente senza la start pose. Così, molto semplice, tutto scuro come abbiamo appena fatto. E poi si rivelano i colori. È un livello veramente molto, secondo me, semplice, che vuole diventare molto più difficile andando avanti, ecco l'animazione. E potete vedere qui un effetto che ho fatto, per ripassare un po' la cosa dell'altra volta. Nella navicella potete vedere che quando l'animazione parte ho tolto il blending. Se guardate sulle motoseghe, prima potete vedere all'interno e poi no. Ora, sono morto, però è un po' una questione di principio arrivarci. Potete, se fate attenzione, notare il blending che viene e va. E l'ho fatto di proposito perché è un effetto che secondo me è molto carino. Potete vedere, adesso c'è, adesso non c'è più. Adesso c'è, e adesso non c'è più. Adesso c'è, e adesso non c'è più. È un effetto che secondo me è molto molto bello. Non so perché, ma mi piace veramente molto. E poi questa è la rotella che ho visto prima, dove stavo sperimentando il blending. È un livello molto facile. Fino a qui. Poi arriveremo alla navicella. E le cose diventeranno un po' più complicate, quindi... Fucchiea. Comunque questo è stato il secondo episodio del Creator Tutorial. Io spero che questa serie vi stia piacendo. Probabilmente ci sarà questo livello della thumbnail, non lo so, ora vedrò cosa fare, metterò d'accordo con Dream, che è quello che mi fa le thumbnail per gli episodi. Ad ogni modo spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi nei commenti se ho spiegato qualcosa male, se volete che rispieghi qualcosa, perché è importante per me capire un po' l'inizio di questa serie e come spiegare bene le cose. Perché sendo che neanch'io non ho mai fatto cose del genere, sono cose più difficili per me, voglio un po' cercare di capire bene cosa volete che vi spieghi prima di proseguire e di andare troppo veloce. Quindi lasciatemi queste cose nei commenti e per questo episodio è tutto, io vi ringrazio della visione, vi rimando ai prossimi video che caricherò e ciao ragazzi!